Vignarski si vuole trovare la squadra più alta e più potente in campo ed ora il servizio è nelle mani di Matej Kaczyński. Kaczyński fino adesso ha ben realizzato 5 ace da solo in questo incontro. Vediamo se avrà, si lancia malissimo la palla, però trova un ace dettato dalla determinazione, dalla rabbia. Non si era alzato benissimo la palla, era stata mandata molto avanti col rischio di non riuscire ad arrivarci proprio fisicamente. 12-14, un'altra opportunità imbattuta per Matej Kaczyński, però Uriarte preferisce chiamare time out, ancora un altro time out addirittura. Significa vittoria per Vibo Valencia, la quale manca un punto. La Tonno Callipo è pronta in ricezione, riceve addirittura a 4. Ed ora la battuta di Matej Kaczyński, ancora un ace di Kaczyński, veramente giocatore dalla grandissima classe, 13-14. Vediamo se Uriarte chiamerà subito un altro timeout a disposizione. Veramente Trento dimostra in questo caso tutti i galloni da capolista, una capolista sotto è chiamato all'ultimo sforzo. 14-13, 13-14, ancora una opportunità per Kaczyński, la sua battuta in salto e ancora un ace, 3 ace di fila per Kaczyński, veramente incredibile, veramente una situazione da film. 14-14, Trento è riuscita veramente in un'impresa incredibile, ora psicologicamente è messa veramente male Vibo Valencia. Vediamo se Kaczyński riuscirà a continuare il suo show personale. Così è, un altro ace di fila, è incredibile quello che sta succedendo in campo. 4 ace di fila di Kaczyński. Prima scherzando abbiamo detto sì, ne ha realizzati 5 in tutto l'incontro, ora ne ha messi in fila 4, uno dietro l'altro da Matej Kaczyński. 18-17, match ball per l'Itas Diatek con Vissotto, palla completamente sbagliata in ricezione, l'attacco di Vissotto dalla seconda linea, Murato, c'è la difesa di Trento e poi l'attacco di prima intenzione di Gerbic e alla fine Trento riesce nella grandissima impresa di rimettere in piedi un set e un match che sembrava compromesso. 19-17 dopo aver annullato 4 match ball.